Buonasera e benvenuti al Viaggio nella Bellezza. La tappa di stasera riguarda Chiusi. Alle nostre spalle c'è la Cattedrale di San Secondiano, il Duomo di Chiusi con la Torre di San Secondiano, il Campanile che è davvero una delle cose più belle che ci sono in questa città. Che avrà però molto, molto da offrirci perché guardando semplicemente alla mia destra, ecco il Museo. Nazionale etrusco, dove ovviamente faremo tappa e poi il labirinto di Porsenna e poi tante altre cose che vedremo in questa tappa che è davvero ricca, molto molto interessante. Cominciamo! Cominciamo da qui, dalla catacomba di Santa Mustiola, È la santa protettrice di chiusi, I, gli abitanti di chiusi sono ancora molto devoti alla loro santa. Cominciamo da qui perché questa catacomba, eh, che è stata una fra le prime rinvenute, una delle prime catacombe cristiane, fin dal 1634 rappresenta l'inizio di una bella storia, una storia di devozione ma anche la storia in poi che fa riferimento poi a chiusi. Andiamo. Eccoci qui, stiamo entrando in questa catacomba, una catacomba che racconta tanta storia, tante storie anche... Tante storie anche di sofferenze, ma comunque storie. Michele Golini, grazie, grazie di accompagnarci in questa visita. Storie di devozione, anche. È certo, così. Certo, siamo praticamente nell'ambiente d'ingresso della catacomba, modificato negli anni a cavallo tra il 1830-31, ma nel quale si entrava in antico. Quindi tramite un corridoio si accedeva a questo spazio modificato dove siamo adesso eh, sarebbe stata la, la tomba familiare di mustiola eh, della nostra appunto patrona che si sviluppa poi successivamente come catacomba quindi intorno a questo corpo venerato della martire si vanno a creare le varie gallerie per una lunghezza di circa 200 metri ecco michele Golini c'è cioè questa subito appena entrati questa iscrizione in latino per le mie rimembranze di latino Parla di un bambino deceduto? Sì, parla di un bambino, si legge qui la parola infanz, cristiano, battezzato straniero. I genitori per l'affetto nei suoi confronti hanno eh, messo in evidenza tutti questi eh, che lo descrivono, soprattutto con il termine melizio che significa più dolce del miele. La morte avviene nel giorno di sabato di Pasqua, durante la notte, e in un momento preciso che è la quinta. Orazione. Quindi sappiamo anche aspetti liturgici, viene sepolto il giorno di Pasqua e è interessantissima per la sua lunghezza, per questa informazione appunto rispetto a questo bambino di nome Aurelio. Ecco fra l'altro in tema di sepolture qui all'interno della catacomba c'è una eh, come dire, situazione abbastanza anomala per non dire. Particolare eh, in questa parte, no? Sì, l'interpretazione che è, che è stata data è questa: il fatto di creare sei sepolture sotto questo arcosolio e la presenza di tante sepolture anche nella pavimentazione potrebbe essere un indizio che la presenza del corpo di Mustiola è proprio in questo punto dove noi stiamo vedendo questi blocchi in pietra dove poi è stato adattato un seggio, ma che non c'era inizialmente. Proprio la volontà di stare vicino a un corpo alla quale la comunità era molto devota, non interessava essere diciamo, all'ultimo posto in fondo o sotto ad altre persone nella pavimentazione. Ecco, e poi qua c'è quest'altra insegna che è molto importante. Sì, perché essendo la catacomba della comunità abbiamo ritrovato l'iscrizione di un esorcista, di un diacono, di un presbitero durante i nuovi lavori e questa è importantissima perché ci parla del primo vescovo di, di Chiusi, il cui nome era Lucio Petronio Destro, che muore in un anno preciso che è il 322 d.C. Lo sappiamo dai nomi dei due consoli riportati nella parte finale e l'interessante è questo, sono i cinque figli del vescovo che realizzano per il padre questa sepoltura. Beh, Michele Golini, qui dobbiamo, dobbiamo andare eh, come dire, anche con un, un po' di circospezione, di rispetto, perché insomma dobbiamo un po non scordare che questo era un luogo di sepoltura, era un cimitero, cioè, no? Questo era un cimitero per famiglie cristiane della comunità di Chiusi, allargata, perché la diocesi e la comunità si riferisce comunque a tutto il territorio. E presenta così ecco, le forme di sepolture che abbiamo visto con gli arcosoli, ma anche tutta una serie di più semplici loculi lungo le pareti. Le iscrizioni sono spesso su marmo, le più importanti, ma ne vedremo anche graffite, quindi anche a seconda della, del ceto sociale possono aver deciso di essere sepolti in maniera diversa o appunto ricordarsi con le iscrizioni. E questo è uno spazio significativo, no? Questo è uno spazio significativo nel senso che è stato modificato, e, però conteneva il corpo della parente di Mustiola, che ci fa sapere a quale famiglia sarebbe appartenuta la nostra martire, proprio perché in un punto fa scrivere questa frase ex genere Mustiole Sante, Mustiola sarebbe appartenuta alla famiglia degli asini e quindi una delle famiglie più importanti di Roma. Ecco, fra l'altro sì, forse questo è il luogo giusto per raccontare un po' anche della vita di questa santa, che è una vita forse anche un po' romanzata? Ovviamente non avevano troppe informazioni sulla sua vita e quindi si sono rifatti a informazioni generiche utilizzate anche per altri martiri e santi del territorio soprattutto viterbese. Noi sappiamo che sarebbe morta, ehm, per quelle che sono le informazioni, il 23 novembre del 274 d.C., oggi però noi la festeggiamo il 3 di luglio e il fatto che il 274 non è un anno di forti persecuzioni, fa propendere gli archeologi su una morte avvenuta alcuni decenni prima, quando invece sono state fatte forti persecuzioni nei confronti di, dei patrizi di epoca romana. È chiaro, e qui vediamo queste eh, tabelle con dei graffiti, insomma qui ci sono delle queste iscrizioni. sono le iscrizioni dei morti della catacomba, dove interessantissimo è l'uso del verbo deporre, che va a sostituire nel verbo, tempo, il verbo seppellire, perché comunque il cimitero era un dormitorio per il cristiano, quindi la scelta del nome è questa, e il deposito, cioè la tomba è un deposito temporaneo in attesa del giudizio universale, quindi nulla è di definitivo. Eccolo qui infatti, et Filippe, depositus. E poi si scrive il giorno della morte, importantissimo che non avrebbe mai fatto un pagano, perché per il cristiano è il dies natalis, cioè il giorno di una rinascita, di una nuova vita. Tra le iscrizioni graffite la più interessante può essere questa, parla di uno straniero il cui nome Dio conosce. L'interpretazione è che possono non aver conosciuto il nome di questa persona eh, gli appartenenti alla comunità cristiana o la scelta precisa dello straniero di dire eh, che non era importante che lo conoscessero le persone del luogo, chi veniva qui a fare visita in, uh, al cimitero, cristiano alla catacomba, ma lo sapesse Dio. Proprio perché il nome era la missione, è la missione per il cristiano che Dio ci ha consegnato. Interessantissima questa dove una donna eh, fa una, un riferimento alla vita con il marito scrivendo Cum, Cum parem sum, quindi con il suo compagno anni 80. Il che significa, se non ci sono errori nel latino, che lei avrebbe raggiunto circa 95-96 anni e lui il centinaio al momento della morte. dalla catacomba di Santa Mustiola siamo ancora sottochiusi, eh? siamo ancora, lo vedete, sottoterra, però siamo in un'altra situazione, ci siamo entrati diciamo, dalla piazza della cattedrale di San Secondiano, da uno splendido giardino con Michele Golini, siamo nel labirinto di Porzenna. Sì, questa è la parte conclusiva, è una... Che con... quindi, tramite una serie di gallerie che furono scavate per l'acqua, e impropriamente chiamate con il termine labirinto di Porzenna, eh, si raggiunge al termine questa cisterna romana importantissima del I secolo a.C., tutta in blocchi di travertino incastrati tra di loro. È rimasta anche una porzione del rivestimento che la impermeabilizzava, dei tubi che conducevano all'interno eh, della cisterna stessa le acque dall'esterno e i pozzi tramite i quali si recuperavano queste acque, quindi fa vedere come si dice il, cosa la città ha fatto per i suoi eh, abitanti. Quindi eh, era certo, l'acqua era fondamentale certo. ovviamente. Ecco e che qui in che epoca siamo? Qui siamo praticamente primo secolo avanti Cristo quando la città è già romana e quindi decide di creare per eh, la popolazione questo edificio, la particolarità è che a un certo momento l'uso potrebbe essere stato eh, quello principale, lo spegnimento degli incendi, quindi il ritrovamento di iscrizioni fanno eh, Presumere ecco, la presenza della caserma dei vigili del fuoco negli stessi località, dove, nei luoghi dove oggi c'è la cattedrale, la piazza della cattedrale, e quindi l'uso di questa di quest acqua per recuperarla e usarla nello spegnimento degli incendi. Beh, qui abbiamo visto anche dei camminamenti in cui si capisce che c'è stato tanto lavoro di svuotamento. No? Certo, noi ci troviamo in un luogo, questo che è già stato ripulito negli anni venti del Novecento, come una galleria alla quale è unito, ma tutto il resto del percorso, dalle piantine fatte negli anni venti, ha poi visto l'esplorazione degli speleologi alla fine degli anni '70 e un lavoro di scavo tra l'89 e il 95 da parte del gruppo archeologico di Chiusi. Quindi una valorizzazione di quello che è un aspetto. Mh, particolare della nostra città, c'è tutta una serie di gallerie, appunto, quali acquedotto. Fra l'altro, noi andremo di nuovo in un altro spazio sottochiusi, parlo della città sotterranea tra poco. Però, prima, siccome logisticamente siamo nella piazza della cattedrale di San Secondiano, che di fronte al museo nazionale etrusco, andremo al museo nazionale etrusco, non prima, però di aver ringraziato Michele Colini per averci fatto da guida grazie a voi in questi ambienti così suggestivi e particolari grazie grazie ancora, arrivederci e allora dal labirinto di Porzenna al Museo Nazionale Etrusco Eccoci all'interno del Museo nazionale etrusco, davvero uno dei musei più importanti che raccontino l'epopea, la storia, i reperti che si riferiscono a questo popolo ancora per certi versi misterioso. Fra l'altro, questo museo ha compiuto 150 anni, proprio qualche mese fa c'è stata una bella celebrazione, ma ci dirà di più anche dell'importanza di questo museo il direttore Fabrizio Vallelonga. Grazie direttore, a lei la descrizione quindi. Il museo quest'anno compie 150 anni, è un anniversario importantissimo, è stato fondato nel 1871. Eh, proprio per voler, volere della comunità chiusina, dei collezionisti, che, mh, delle, di, di chiusi che avevano raccolto appunto, importanti collezioni, alcune, molte delle quali purtroppo eh, poi mh, andate eh, o disperse o vendute ad altri musei italiani o a musei esteri e così via, ma un grande eh, comunque eh, mh, grande quantità di che il territorio chiusino ha sempre restituito abbondantemente, è oggi esposto nel Museo nazionale etrusco. Il museo in questa sede, che avete visto con una forma di tempio, è stato spostato in questa sede nel 1901, viene ampliato negli anni, negli anni 30, nelle, praticamente nelle forme della grandezza attuale, e dal 1963 diventa un museo nazionale proprio per la sua rilevanza e la sua importanza nel campo eh, soprattutto degli studi etruschi e della civiltà etrusca. Il museo appunto raccoglie reperti in gran parte provenienti dal territorio e dalle collezioni che si erano formate a partire dal 1800 in seguito ai primi scavi sul, nel territorio di Chiusi e raccoglie quindi questi reperti, i reperti più antichi che oggi esposti sono quelli dell'età del bronzo, quindi partiamo in questo caso con eh, queste prime tecniche che espositive dal XIII secolo a.C., sono materiali soprattutto questi di abitato che vengono da nuclei abitativi che con diversi scavi sono stati scoperti proprio eh, a chiusi. Ecco, direttore, a me, come dire, colpiscono spesso, sempre insomma, questi canopi, no? che sono come fossero le fotografie. Dei defunti, tutto sommato, dell'epoca, è così? Eh sì, i canopi sono una produzione particolare, veramente peculiare e eh, di, di chiusi. Prosegue a chiusi, a, continua con, con forza e costanza il rituale dell'incenerazione dei, dei defunti nel corso dei, dei secoli. E appunto si sviluppano queste eh, tombe, possiamo chiamare così, e particolari che sono i canopi, sono cioè, dei contenitori cinerari all'interno di questo eh, corpo eh, del, de, del defunto, Erano comunque, de, 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 questo corpo di, di bronzo era comunque contenuto nelle urne del defunto. Però, No, questi canopi cominciano a prendere delle fattezze, cominciano a evolvere, cominciano a prendere delle fattezze umane, per cui molto spesso troviamo, delle, questo è il famoso, uno dei più famosi, sicuramente il canopo di Dolciano, dal nome della località in cui è stato trovato, della fine del VII secolo a.C., in cui appunto il defunto, il corpo del defunto è co con la testa, fatta di terracotta, mentre il resto del, 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 del vaso del canopo è in bronzo, è posto su un trono, quindi questo a sottolineare l'importanza di questi, che comunque sono degli aristocratici, che sono eh, seppelliti. Questo eh, trono, eh, il cinerario vero e proprio, erano deposti in un grande vaso, un grande ziro, come quello che vedete qui, come esempio ovviamente, che a sua volta era posto sottoterra, coperto con un, con un lastrone e quindi lì la sepoltura era conservata e per, per il suo, il suo riposo. E sono appunto espressioni di una società aristocratica, di una società molto, molto ricca e ne abbiamo appunto altri esempi che, in cui la, la forma no, umana, vedete in questo caso... Per esempio su questo canopo è tutto di impasto, cioè tutto, è tutto di ceramica. Però sono realizzate anche le braccia del defunto, i seni, il volto e via dicendo. In alcuni casi, poi, in questi oggetti di cui non, non, non siamo sempre sicuri delle associazioni, alcuni furono eh, rimaneggiati pesantemente, nel, soprattutto nel 1800, eh, quando appunto c'era un commercio molto fiorente, come vi dicevo all'inizio di questa antichità. In alcuni casi, alcuni furono praticamente rimontati, riassemblati, quindi in, eh, ci sono eh, alle volte dei dubbi, come vedete in quei, in, per questo canopo qui della collezione Mia Servandio che praticamente è stato restaurato, diciamo così, ripulito per metà e vediamo tutta eh, che, che è stato restaurato nel 1800 con pezzi di lamina presi eh, da, altri, da altri oggetti e la superficie, questa più chiara, è stata appositamente antichizzata, proprio perché erano oggetti che in qualche modo eh, dovevano andare eh, e sul mercato in molti casi o comunque all'interno delle collezioni e dovevano mantenere la loro integrità. Per, eh, per chi gli dava più valore e, e sicuramente anche appunto un, un valore di, di una, una patina ecco, possiamo dire realmente di antichità che gli dava anche un valore e un'importanza sul mercato e eh, questa è la sala della scultura funeraria qui all'interno del Museo Nazionale Etrusco di Chiusi questa immagine l'abbiamo vista anche nei libri di storia probabilmente insomma è un po' un'immagine iconica questa sfinge così direttore sì, esattamente, è sicuramente uno dei pezzi eh, simbolo del, de, de, del museo. Eh molto molto noto eh, ed è una spinge funeraria quindi questa spinge questa eh, scultura era posta fuori dalle tombe insieme ad altre sculture che vedete qui intorno per esempio la raffigurazione del leone o, o quell'altra spinge eh, che erano sostanzialmente delle avevano una funzione di protezione della tomba di allontanare le, mh, qualsiasi minaccia dalla tomba di preservazione del, del sepolcro in questo caso ovviamente la sfinge eh, dimostra uno stato di, di, di conservazione ottimo e eh, una lavorazione molto raffinata, resa anche possibile dal tipo di pietra in cui è realizzata. Una pietra con la cosiddetta pietra fedida perché ha un forte odore di zolfo una volta che viene estratta e tagliata. E che appunto oh, risale questa sfinge, questa appunto, alla metà del VI secolo a.C. insieme appunto a questi poi le altre eh, sculture funerarie molto importanti che troviamo, anche queste molto spesso note, spesso su, come, come si diceva sui libri di storia, sono le, queste sculture eh, di donne eh, con questa capigliatura, queste trecce lunghe, che in alcuni casi vengono addirittura tirate. E in segno proprio di disperazione che appunto erano delle piangenti cioè che facevano effettivamente parte no? queste figure dei cortei funebri e, e che dovevano continuare a commemorare a piangere il morto anche nel, nell'aldilà ecco direttore fra l'altro c'è una curiosità sì, che colpisce immediatamente rispetto al tema appunto eh, dell'addio insomma qui siamo appunto nelle sculture funerarie la melograna e questo è un segno però di quasi, come dire, di voler portare nell'aldilà qualche segno di vita. Sì, perché... Quello che si ritiene appunto che eh, anche in questo caso siamo nell'ambito della scultura funeraria. Qui prosegue la tradizione eh, dell'incenerazione del defunto, quindi questa eh, statua che vedete la testa era amovibile fin, eh, fin in origine diciamo, nel, nel progetto e, e all'interno venivano contenuti i ceneri della defunta in questo caso. Il menograna, la melograna è un simbolo appunto, con il suo sene, quindi un simbolo di vita che veniva eh, in in qualche modo riportato nel, nel, nell'aldilà, nell'aldilà dove la vita del defunto continuava. Che non fosse già ai tempi degli etruschi un mondo fermo, immobile, lo schiavisce da queste splendide ceramiche attiche, qui a figure nere nell'altra vetrina a figure rosse, che sono conservate nel Museo Nazionale Etrusco. Ma il direttore Fabrizio Vallelonga ci spiegherà che poi a un certo punto ci sono anche delle imitazioni e che imitazioni diremmo, direttore? Sì, il fenomeno appunto di influenza, forte influenza della, della Grecia eh, sulla penisola, potremmo dire, inizia già dal periodo cosiddetto appunto orientalizzante e con queste produzioni che abbiamo visto di ceramiche a figure nere e a figure rosse e che venivano, che appunto sono state ritrovate in grandissima abbondanza all'interno delle, delle tombe etrusche, raggiunge sicuramente l'apece. Tra i reperti più importanti e famosi... E sono l'anfora del pittore di, di Chiusi e con Achille e Agnace che giocano a dati alla presenza di Atene oppure lo schifos del pittore invece a figure rosse in questo caso lo schifos del pittore di, di Penelope. Però appunto accanto a questi oggetti importati grazie alle, tra, con il tramite delle città marittime dell'Etruria questi oggetti importati a Chiusi vediamo anche in, nel mondo etrusco in generale vediamo anche delle imitazioni fatte localmente cioè questo eh, mercato, lo potremmo definire così così ricco, così importante che, che raccoglieva migliaia e migliaia di oggetti attirava migliaia e migliaia di oggetti e dalla, dalla Grecia che venivano tesaurizzati in qualche modo venivano riposti nelle, nelle tombe da adido anche a dei fenomeni di, di imitazione che sono questo, questo tipo, queste, queste vetrine sono esposte in queste vetrine sia delle ceramiche a figure nere con un repertorio vedete, molto specifico spesso molto più eh, semplice, diciamo così, rispetto agli originali greci, sia delle, delle ceramiche a figure rosse, tra le quali appunto spiccano queste chiliches, questi eh, piatti per, per, il, per il vino che sono appunto proprio una produzione del gruppo cosiddetto di chiusi, sono proprio una produzione, una produzione locale. Il Cinerario Paolozzi è uno dei pezzi più famosi ed importanti del, del museo. Appunto, è arrivato nelle collezioni del museo grazie alle donazioni no, di questi, come dicevamo all'inizio, questi nobili chiusini, questi collezionisti che hanno poi in qualche caso donato al museo. Questo in particolare prende il nome proprio dal collezionista Giovanni Paolozzi, che, la cui collezione è un po' una delle spine dorsali, uno dei, dei nuclei più importanti del, del museo. Il pezzo è, è, è veramente diciamo eh, semplificativo del, del, del rituale funerario perché di nuovo siamo di fronte ad un vaso cinerario. Diciamo di nuovo questo qua è un vaso per contenere le ceneri. In questo caso, della defunta, la defunta che però ci si presenta in qualche modo, abbigliata e vestita con questa veste a um, scacchi e, e a questo mantello lungo, lungo le spalle, e, e tutto intorno ad essa è circondata da figure di. Piangenti, di nuovo vediamo queste piccole figurine in terracotta applicate sul vaso che sono figure di piangenti, da figure di grifi e questi animali fantastici a becco aperto, diciamo, con una posa un po' minacciosa verso eh, chi in qualche modo doveva poteva eh, mettere in pericolo diciamo, la, la, la defunta e la conservazione del suo, del suo sepolcro. Ed è un, eh, databile appunto intorno al, al 620 a.C., il cenerario Paolozzi. Un altro cenerario simile, purtroppo quello Gualandi, cosiddetto Gualandi, fu trafugato dal museo negli anni, negli anni 70, probabilmente si trattò di un furto su commissione, quindi in qualche modo aveva anche... Una specie di gemello questo, questo reperto che oggi vediamo invece soltanto visto all'interno della nostra esposizione. Beh, direttore Vallelonga, se mi permette una digressione per niente culturale né storica, qui c'è un sarcofago, come dire, un mosaico decisamente contemporaneo c'è cioè l'immagine di un cinghiale che stanno un po devastando un po' tutte le nostre campagne e purtroppo anche le nostre strade. Però devo dire a parte le battute è un mosaico di grandissima suggestione, direttore. Il mosaico è un mosaico databile nel primo secolo a.C. È sicuramente una realizzazione molto felice, molto curata. È appunto un mosaico che viene da Montepetre. Siamo ovviamente ormai nel mondo romano, con questa sala, con questi oggetti ci muoviamo ormai nel periodo, nel periodo romano e rappresenta delle scene di caccia rappresenta in primo piano una scena di caccia al, al cinghiale e in secondo piano se vedete una scena di caccia al, al cervo sicuramente il rapporto con eh, la caccia nelle società antiche era, era, era differente dal nostro a parte un discorso eh, di sussistenza ma era anche un, in qualche modo una palestra una preparazione alla guerra un'attività dedicata agli aristocratici insomma aveva mille Mille sfaccettature. Ovviamente rientra anche nel mito, in questo fronte di sarcofago del III secolo d.C. che viene dalla chiesa di Santa Mustiola. E fu recuperato e poi esposto nel museo abbiamo appunto una caccia mitica al cinghiale di Calidonio questo cinghiale che, era, che devastava eh, la, i terreni, le, le, le colture di questa città di Calidon in Grecia e che viene appunto ucciso da Meleagro che lo sta uccidendo era stato mandato da Artemide arrabbiata con, da, con Oineo il re di, appunto, di, questa, di questa città perché non aveva... Avuto i dovuti sacrifici e, e quindi e, diciamo rientrano queste figure. E questa è anche la caccia in sé anche nel mondo mitologico. Qui possiamo ammirare il ritratto di Augusto velato capite con questo velo sul capo, un ritratto idealizzato di Augusto, molto probabilmente realizzato dopo la, la, la sua morte nei primi decenni del primo secolo d.C. e che ce lo presenta come pontefice massimo, appunto, in questa veste di pontefice massimo, un ritratto giovanile, perché vediamo che il, Augusto è ancora, ancora in, in giovanità, che viene dagli scavi dell'orto vescovile, cioè viene dall'area del, della per cui addirittura si pensava, si è pensato, pensava per un periodo che presso quella zona fosse il foro della città romana. È uno dei ritratti più importanti e meglio riusciti, appunto, di Augusto, della ritrattistica augustea. Direttore, qui siamo di fronte a due reperti che ci ricordano in modo molto iconico il mondo etrusco: no? i banchetti e poi queste coperture, questi tetti e così. Sì. Sì, in questa parte del museo sono conservate le urne eh, di età appunto etrusca, che sono dei documenti preziosissimi perché ci aiutano anche a capire la vita eh, quotidiana eh, degli, degli etruschi. Abbiamo appunto uno. Degli oggetti più famosi e più importanti è questo tetto no? che, ci, che richiama proprio la copertura dell'urna, richiama proprio la forma di un tetto con gli acroteri, con queste figure di, di volatili e soprattutto sul, eh, alla terminazione del tetto queste figure eh, con delle maschere, delle gorgoneion pro, probabilmente appunto che, che decoravano la, il tetto. Mentre eh, in queste scene ce ne abbiamo. Ce ne sono molte ricorrenti, o scene di cortei funebri, di danze funebri. In questo caso, proprio la scena di un banchetto con i commensali eh, sdraiati, quindi, quindi alla greca, eh, che suonano, fanno musica, bevono, bevono vino. Questo schiavo no, sta, sta mescendo il vino nelle chilichesse, in queste coppe dove, dove lo bevevano e, e quindi sono proprio immagini della vita eh, degli etruschi che sono quelle poi anche che, che sono richiamate spesso da, nel, nelle pitture delle, delle tombe che forse sono più legate al nostro immaginario e alla nostra cultura. Direttore, noi ci salutiamo qui, la ringraziamo davvero di questa eh, nostra piccola, piccola tappa all'interno del Museo Nazionale Etrusco che avrebbe meritato forse anche più tempo perché tante le cose da vedere, però lei eh, facendoci partire dall'età del bronzo e arrivare in età romana, insomma ci ha raccontato in sintesi un bel pezzo di storia di questo territorio. Grazie davvero. Allora, noi non abbiamo finito qui ovviamente la puntata, perché noi Chiusi l'abbiamo suddivisa in due parti. Una parte è quella che abbiamo visto finora e adesso una seconda parte che abbiamo realizzato in un altro momento. Vedrete che ci addentreremo dentro la città sotterranea, andremo alla scoperta di una scoperta che è stata fatta recentemente ai lavatoi di Chiusi, ci addentreremo però anche in un momento culturale contemporaneo, come la biblioteca che è comunque un momento importante di aggregazione per questo territorio. La seconda parte che iniziamo con il sindaco di Chiusi. Luca Sonnini, sindaco di Chiusi, insomma da pochi mesi tutto sommato siamo ancora nella luna di miele no? con gli incarichi. Ecco però il tema forte è questo: come si fa a mantenere l'equilibrio un fra una città, come dire, una cittadina bellissima sotto intendo ciò che è rimasto dell'antico splendore etrusco di Chiusi e la cittadina sopra che come tutti i centri insomma, di provincia ha le sue problematiche diciamo. Quindi lei come mantiene questo equilibrio? Ma questo equilibrio si mantiene cercando di investire soprattutto nel decoro urbano. Che è quell'attività quell che ogni amministrazione comunale ovviamente deve portare avanti anche per rappresentare un buon biglietto da visita per il turista che, che visita la nostra città, ovviamente. Gli etruschi sono ancora al vostro asso nella Manica? Beh, come potrebbero non esserlo, insomma? Noi già in campagna elettorale, no, nel nostro programma, abbiamo rappresentato quella che è Chiusi Terra Etrusca. E questo ci dà la possibilità, ovviamente, di mettere in campo la nostra vera e propria identità, quindi parlare di etruschi significa rappresentare anche uno stile di vita della nostra città. Grazie, Sindaco, d'Antonio. Grazie, grazie, grazie a lei. Siamo in piazza 20 Settembre, c'è una fontana che è un po' un simbolo della comunità di Chiusi, c'è la Torre dell'Orologio più. più Avanti San Francesco ma soprattutto c'è Chiara Lanari, <ride> grazie di essere qui Ciao, ad aspettarci, grazie davvero. Dove ci porti? In biblioteca, andiamo. andiamo a vedere. Siamo nella Toscana del Sud e chiusi è proprio la porta d'accesso per chi proviene dal sud per la Toscana, quella cosiddetta appunto Toscana diffusa. Adesso andiamo dicevo, in biblioteca dove abbiamo recuperato dei locali e troveremo l'archivio storico, la biblioteca comunale e dei servizi che vengono eh, garantiti per tutti i cittadini. La beh, insomma, adesso noi siamo dentro quella che giustamente a Chiusi avete chiamato la casa della cultura. No? Esatto. Eh, non è poco mettere insieme la biblioteca, la biblioteca per ragazzi. Essere tutti insieme anche poi con quelle che sono le memorie, diciamo anche le memorie amministrative, perché questo è l'archivio. Esatto. Dove ci sono anche gli atti del comune? Ci sono anche alcuni atti del comune, l'archivio storico comunale. Di recente è stata fatta anche l'inventarazione, quindi la catalogazione di alcune delle opere più antiche e che contraddistinguono la storia del nostro comune e anche spesso dei nostri territori. Beh, Chiara, verrebbe voglia di aprirli tutti, no? questi faldoni, chissà che cosa. Scopriremo, però non siamo adatti. Io almeno non sono adatto, magari sì. Ma invece c'è qualcuno che è più adatto di noi e a cui avevamo dato un compito prima di arrivare qui. No? Abbiamo detto a Chiara Cardaioli, grazie di essere qui, esperta Buonasera. bibliotecaria, una colonna di questa casa della cultura a chiusi. Abbiamo detto: Ci trova qualcosa di bello? E lei vedo già che si arrampia: non si arrampia, insomma, prende questo, questo? faldone. Che cos'è? È il documento più antico che attualmente è conservato nel nostro archivio è della metà del 1300, è il libro della lira, cioè la, eh, il catasto antico della città di Chiusi, Chiusi era già comune e questo è il documento più antico conservato qua. Cioè lei ci vuol dire che già nel 1300 facevano pagare le tasse sulla casa, esatto, la sulle, patrimoniale, proprietà, sulle proprietà. Cioè era la patrimoniale. Esattamente, ci sono le famiglie, le proprietà che avevano. E quindi si può ricostruire chi era ricco e chi era povero. Esattamente. <ride> Beh, lei quanti documenti li capita di questo tipo? Qui? Eh, qui, allora, questo è quello più antico, poi c'è stato un incendio come spesso avveniva negli archivi e gli altri documenti sono del 4 e 500, i più antichi, poi si arriva fino naturalmente ai giorni nostri. Chiara, grazie di averci fatto vedere grazie questo momento particolare. Adesso ci piacerebbe che lei magari ci riaccompagna, lì invece passiamo dall'antico al futuro. Al futuro. La biblioteca dei bambini. <ride> Andiamo subito. Chiara Cardaioli, eccoci qua, dagli antichi documenti al futuro della cultura, questo è lo spazio per i bambini. Sì, questa è la nostra biblioteca bambini e ragazzi, è, divisa, è recentissima, è stata inaugurata nel 2013, è suddivisa in libri per piccolissimi. Eh, con lo spazio morbido, adatto appunto per i primi mesi, libri per bambini nella sezione eh, azzurra e libri per ragazzi più grandi, quindi nella sezione gialla, quindi già i colori ci fanno identificare lo spazio adatto per le varie fasce d'età. Grazie a Chiara Cardaioli. Grazie, grazie a davvero. Voi. E allora Chiara, qui siamo nel chiostro di San Francesco e grazie di averci fatto avere questa prospettiva diversa no, <ride> della chiesa di San Francesco. È vero. Molto, cioè, siamo su piazza 20 settembre, vediamo la facciata della chiesa. Lui dice, eh ah, sì, bellina. Ma qui è bellissimo questo. È veramente bellissimo. Tra l'altro, questo è di proprietà comunale e naturalmente della diocesi, a metà. Eh, vengono celebrati i riti civili, sia qua che in tenso struttura. È una struttura molto bella che viene utilizzata d'estate anche per eventi, manifestazioni naturalmente ehm, contestuali a quello che è l'ambiente. Quindi vedete, insomma, è un'architettura molto, molto particolare. Eccoci qui, Chiara Lanari, qui siamo appunto nel Museo della Città Sotterranea, ovviamente gli etruschi protagonisti. Ci racconti un po' il progetto Etrusco? Sì, Toscana Terra Etrusca in realtà coinvolge ad oggi oltre 40 comuni toscani che hanno la possibilità di promuoversi in maniera integrata grazie alla riforma regionale sul turismo e il prodotto turistico omogeneo Toscana Terra Etrusca prende luce e diciamo, forma da un antico progetto antico del 2015, Experience Etruria, vale a dire che poi ha dato origine al distretto turistico dell'Etruria meridionale, in cui Chiusi è capofila per la Toscana e Orvieto. A capofila per l'Umbria e naturalmente Viterbo per il Lazio. Questi comuni, con un comune, perdonami il gioco di parole, denominatore che sono gli etruschi: la storia, il territorio, il patrimonio, si promuovono in maniera appunto integrata e in maniera omogenea, cioè omogeneizzare l'offerta. Culturale, per cercare di dare un prodotto aggiuntivo, un'esperienza al visitatore che viene in queste meravigliose terre, le vie dell'olio, dell'acqua, del vino, per ripercorrere la storia. Qui abbiamo uno eh, dei fondatori no, dell'antica civiltà etrusca, quindi Re Porsenna. Cosimo I de Medici fu insignito del titolo di Magnus Tux Etruria, stesso titolo che aveva naturalmente il nostro Porsenna qua riprodotto. Gli etruschi sono mitologici, c'è molto fascino, tanto mistero, ma sono anche coloro che hanno dato origine alla nostra civiltà. Sono uno dei popoli più antichi, pertanto, l'avere un ricco patrimonio a livello regionale, ma anche nazionale, eh, ci, davvero ci dà soddisfazione perché questo è importante. È importante promuoverlo, però, in maniera integrata. Perciò, nasce il prodotto turistico omogeneo, appunto, Toscana-Terra Etrusca, sul quale stiamo lavorando. Comune di Chiusi Capofila, ad oggi oltre 43 comuni toscani, e poi siamo in work in progress bene grazie a Chiara Lanari che ci ha accompagnato diciamo nel nostro piccolo viaggio in superficie a chiusi <ride> grazie davvero a Chiara Lanari grazie a te Daniele grazie a tutti i telespettatori e soprattutto visitiamo la toscana questa terra appunto etrusca grazie a tutti a presto Eccoci qua Massimo Pianigiani che è un po' il coordinatore del Museo civico La Città Sotterranea. Dove siamo qui? Sostanzialmente sotto Piazza 20 Settembre, all'incirca. No? Siamo, già un, siamo po un po' più spostati verso Via Porzena. Siamo in una serie di ambienti sotterranei al di sotto della chiusi moderna e una specie di guardacaso, di labirinto, un intrico di, di percorsi che non corrisponde troppo alle strade che vediamo in superficie perché è una città in qualche modo completamente diversa da quella che vediamo sopra Ecco, diciamo che questo museo ha anche altre sezioni che riguardano la ricostruzione storica degli spazi urbani che ricordano soprattutto eh, come dire, un palazzo che era il palazzo della famiglia Casuccini se non Bonci parliamo. Casuccini, Bonci, esattamente Casuccini. Noi, come dire, ci addentriamo invece in quello che stiamo cercando dall'inizio di, di questa puntata, e cioè gli etruschi. Noi andiamo adesso nello spazio, mi corregga Pianigiani se sbaglio, che voi definite i cunicoli etruschi, una cosa di questo tipo? Esatto, siamo all'interno di una serie di ambienti ipogei, quindi scavati sottoterra, scavati... Nella, eh, nei sedimenti nei, naturali Pre. che costituiscono il massiccio dove sorge chiusi. Sono eh, sedimenti sabbiosi che quindi permettevano una permeazione delle acque e probabilmente in corrispondenza di una serie di livelli argillosi, quindi impermeabili, eh, permettevano la gestione, quindi l'arrivo poi. Eh, delle acque. Questi, eh, questi cunicoli servivano proprio probabilmente in origine per mh, convogliare le acque. Eh, non dobbiamo immaginarli probabilmente, esattamente come dei, dei fiumi pieni di acqua, ma dovevano servire da, per una sorta di stillicidio comunque a convogliare le acque in una serie di ambienti. Eh, conosciamo una cisterna di età romana quindi età leggermente eh, successiva, questi, pensiamo che gli scavi di questi cunicoli possano essere avvenuti in un'età relativamente recente del periodo etrusco tra il IV e il III secolo a.C., c'è una cisterna di età romana vicino eh, sotto la cattedrale, eh, qua invece nel nostro percorso abbiamo un, uno spazio molto suggestivo che viene chiamato il laghetto, si tratta di una grande cavità, ecco qua vediamo ad esempio invece una eh, un passaggio un po' più strutturato, questo qui eh, sono, è, un, è un acquedotto, è un, una canalizzazione realizzata con blocchi eh, di travertino, con blocchi di calcare. Eh, arriviamo adesso ad una eh, grande cavità carsica, una cavità sotterranea che serviva proprio per la raccolta delle acque. Eh, è ancora attiva, è molto profonda, sono circa 30 metri dalla superficie e era sfruttata con un, ehm, con un pozzo, un pozzo oggi è, diciamo monumentale perché è particolarmente grande e la tecnica costruttiva è particolarmente raffinata con cui erano state foderate le pareti del pozzo. Eh, è ancora attivo perché adesso se ci affacciamo e stiamo in silenzio sentiamo le gocce dell'acqua che arrivano eh, sul fondo del, del laghetto. Andiamo. Allora effettivamente in una trasmissione televisiva non si fa mai, però adesso io mi metto in silenzio per vedere se attraverso il microfono prendiamo il suono e il rumore delle gocce d'acqua come ci diceva Massimo Pianigiani. Beh, penso che l'esperimento possa essere riuscito e comunque sia davvero grande suggestione. E chi soffre di vertigini, insomma, occhio, perché siamo molto profondi. Ecco. Massimo Pianigiani, qui siamo nella parte del museo in cui ci sono i reperti, le scoperte. Possiamo anche dire così, no? durante gli anni di scavi. Fra l'altro, tante iscrizioni, tante scritte. Eh, ma si riesce a tradurle, si riesce a sapere? Sì, no. Assolutamente sì. l'urna assolutamente assolutamente sì. Assolutamente cioè, sì. funeraria <ride> del signor Giuseppe Rossi. Eh, no? Praticamente di... sì. Beh, diciamo allora, qua siamo nella sezione epigrafica, ovvero una, uno spazio espositivo dove sono stati eh, portati e conservati, adesso esposti al pubblico, eh, un numero piuttosto ingente di reperti particolari. Sono tutte quante urne funerarie e poi vedremo anche le tegole. Funerarie con iscrizioni etrusche. È la più grande collezione di iscrizioni etrusche al mondo. Eh, cosa dicono queste iscrizioni? Giustamente, il mistero della scrittura etrusca è sempre eh, esatto. un mistero affascinante. No? In realtà, non è così misteriosa ormai la, la scrittura etrusca. Si legge. Maniera abbastanza corrente, ci sono ogni tanto degli, dei dubbi interpretativi. Nel nostro caso sono tutte quante iscrizioni funerarie, per cui sono formule fondamentalmente molto semplici, indicano prevalentemente il nome, il cognome, i dettagli della, eh, della persona, quindi per identificare chi era il defunto. In alcuni casi abbiamo anche alcuni elementi molto particolari, come ad esempio un'urna. Di probabilmente una ruspice, quindi un personaggio di una certa importanza nella società etrusca, perché era eh, un sacerdote, un sacerdote che doveva mettere in contatto eh, le divinità, il volere delle divinità con la società, con la civiltà. Ecco, abbiamo delle urne che hanno. Questa forma abbastanza cuneiforme, abbastanza squadrata, e poi appunto queste iscrizioni. Poi abbiamo delle urne invece che sono molto evolute dal punto di vista artistico, con queste statue, eccetera, era uno status diverso sociale, diciamo. Beh sì, le urne etrusche hanno varie tipologie. Nel nostro museo ci sono eh, fondamentalmente appunto queste due tipologie, le urne con una cassa molto semplice, in alcuni casi con alcune decorazioni e solo in alcuni casi noi abbiamo poche urne con un coperchio eh, figurato, quindi con la figura che doveva rappresentare il defunto. Sono delle variazioni che Avvengono nel tempo e sicuramente si sì, differenziavano anche economicamente il, il committente e quindi il defunto. Ma potevano essere in molti casi anche una sorta di adesione ad una moda, una, eh, a una voglia di rappresentarsi in un certo modo, in un modo più tradizionale, ad esempio con le urne non figurate, oppure in una maniera più innovativa nel corso dell'età ellenistica, con un recumbente con quindi questa persona distesa sopra il coperchio che rappresentava il, il defunto. E qui le tegole, le tegole che erano, come dire, la copertura del monumento... No, fu... no, ecco. no questa sarebbe stata certamente il primo pensiero Quindi che viene... Quindi bocciato a all'esame. No, rimandato, <ride> rimandato, rimandato, rimandato. rimandato, perché comunque sì. sono tegole, la forma è esattamente quella delle tegole, quelle che vengono realizzate nella tradizione, eh, diciamo, anche in Toscana fino, fino ai giorni nostri, esatto. nella tradizione rurale, sono così le tegole. Eh, spesso sono di dimensioni leggermente più grandi rispetto a quelle usate nelle coperture delle case etrusche, ma soprattutto queste qui avevano un'altra funzione, perché non erano a copertura, ma erano a chiusura di un tipo particolare di tomba, che era una tomba scavata attenzione, scavata nel, eh, nel tufo, o comunque nella, nel terreno, qua chiamiamo tufo, poi quello che sono sabbie arenari ovviamente. Eh, si chiamavano nicchioti, vengono chiamati in archeologia i nicchiotti, c'è cioè una piccola nicchia scavata e la eh, tegola funzionava da chiusura, da porta praticamente. Sulla, mh, sulla superficie era, sta, era inciso il nome del defunto, in alcuni casi si riconosce perfettamente che è inciso prima della cottura. Della tegola, eh certo, sì. in altri casi il 2000 che può essere esatto, una incisione successiva, successiva alla cottura, per cui probabilmente qui c'è una differenza di, eh, di commissione della, eh, della tegola. Quindi una programmazione del proprio loculo o meno, insomma, sulla, sulla scelta del defunto. Beh, qui c'è un'esposizione eh, quantitativamente molto rilevante di questi momenti. Sì, assolutamente, consideriamo che erano. Eh, prodotti diciamo praticamente seriali in età ellenistica a Chiusi lo vedrete anche nel, nel museo nazionale eh, c'è una produzione veramente enorme di questo tipo di prodotti sia perché Chiusi era una città chiaramente importantissima ma anche perché aveva una produzione che andava in giro nel tutto il territorio infatti quello che non abbiamo detto che il materiale che qui è esposto eh, sono tutti i ritrovamenti del territorio di Chiusi avvenuti eh, nei secoli precedenti praticamente la ricerca dei, eh, dei reperti etruschi inizia all'incirca fine XVIII secolo. Eh, I primi ritrovamenti eh, curati quasi come reperti archeologici risalgono sicuramente a quella data anche precedentemente. Da quel momento c'è un vero e proprio boom con la riscoperta dell'età dell classica, dell'arte classica e eh, iniziano scavi, chiaramente in quel tempo non c'erano leggi di tutela e le famiglie che eh, possedevano terreni diventavano i principali eh, scavatori, a chiusi eh, c'era questa figura dello scavino, quindi del, di un operaio esperto che conosceva anche il territorio, che conosceva alcuni segnali del territorio per individuare. Dove potevano essere le tombe, che si occupava di, di scavare, che faceva questo tipo di attività. Per cui era un patrimonio che in qualche modo stava andando disperso eh, perché esatto, erano proprietà esatto. di famiglie, erano collezioni che poi ehm, le famiglie poi si estinguevano e queste collezioni rischiavano di andare sul mercato. Ecco, lo Stato prima, e prima ancora dello Stato, il, lo stesso comune. Eh, di Chiusi aveva acquisito molti di questi materiali, ha continuato l'acquisizione nel corso del tempo e poi, inizi anni 2000, alcune di queste collezioni sono state poste eh, qua in, in esposizione, seguendo appunto il filone dell'epigrafia, dell quindi eh, il, il concetto di scrittura etrusca. Scrittura etrusca. E poi queste cisterne, un'altra cisterna enorme, questi erano diciamo i classici. Pozzi di butto oppure avevano un'altra funzione, raccogliere le acque eccetera? Oppure Beh, sono no. documenti di scavo diciamo? No, 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 questi sono chiaramente pozzi di captazione delle acque. Ecco, Chiusi veramente. chiaramente in alto sopra un colle e ha sempre avuto, come gran parte delle città che nascono in luoghi di altura, eh, il bisogno di gestire l'acqua la eh, per sopravvivere. Abbiamo visto il laghetto... Questi sono tanti altri pozzi che servivano sia per portare l'acqua piovana nelle cisterne sotterranee, sia in molti casi per andare a trovare o le vene o altre eh, aperture, altre cavità come il laghetto, chiaramente magari più piccole, dove l'acqua si accumulava, perché c'era uno strato geologico che permetteva a quel punto il, il mantenimento dell'acqua e non la faceva eh, disperdere, perché era uno strato impermeabile di argilla. In questa sezione invece abbiamo una serie di epigrafi che ci testimoniano l'ultima eh, fase del periodo etrusco, quindi quando anche chiusi rientra ormai pienamente eh, sotto la sfera romana, sotto il controllo eh, di Roma. E cosa avviene? Avviene che anche eh, gli etruschi di chiusi iniziano a parlare e a scrivere in latino. Per cui ci troviamo con... Alcune epigrafi che hanno un bilinguismo, un in bili delle iscrizioni bilingui, ovvero con iscrizione in latino e in etrusco. Eh, cosa ci raccontano queste, queste epigrafi? Ci raccontano che il defunto eh, era pienamente ormai parte del mondo. Eh, romano, probabilmente doveva far parte anche della dell Elite che controllava eh, la città, possiamo pensare. Eh, però voleva ancora rifarsi alla tradizione etrusca, un po' come richiamare quella che era eh, la tradizione della città, dei propri avi e quindi eh, ricordare ancora quella che era l'importanza della, eh, della, della Chiusi Etrusca. Massimo Pianigiani, abbiamo visto tante cose nuove ovviamente, almeno per noi ovviamente, ma anche tante cose che ci danno il segno di questo culto, del rapporto con i morti, che gli etruschi evidentemente avevano come un valore. Certo, la, il rapporto con i morti chiaramente sono, fa parte di una serie di aspetti del culto che per, per noi archeologi sono molto importanti perché ci raccontano tante cose. Ovviamente ci sono aspetti che possiamo solo poi immaginare quando, con maggiore precisione quando qualche volta dobbiamo andare per deduzione. E, e gli etruschi sicuramente avevano un rapporto eh, molto stretto con l'aldilà, con l'Aldilà e con tante delle manifestazioni eh, ultraterrene, diciamo, perché avevano un, un pantheon molto complesso, eh, molto diciamo, articolato con demoni e con divinità che avevano caratteristiche un po' come, similmente al pantheon greco e romano che conosciamo, per cui nell'assimilazione poi in età romana fu abbastanza facile trovare delle eh, corrispondenze fra le diverse figure eh, mitologiche o comunque delle, delle divinità etrusche con quelle che arrivavano con il mondo romano, però c'erano alcune divinità che avevano delle particolarità. L'aldilà, in realtà la visione dell'aldilà per gli etruschi sembrerebbe essere un po' meno serena rispetto ad altri popoli, perché era un aldilà popolato da, da demoni, anche mostruosi, li vediamo a Sarteano, a Sarteano esatto, certo. nella la la quadriga infernale, insomma un esempio particolarmente certo. eh, colorato di questo tipo di, di immaginario. Eh, però avevano un rapporto sicuramente, eh, un legame che doveva servire anche a in qualche modo creare la posizione del, vivo, del, del vivente, quindi riferirsi ai propri avi serviva per eh, in qualche modo eh, certificare la propria posizione nella società. Ecco, fra l'altro questo spazio espositivo della città sotterranea forse nella peculiarità anche scientifica che ha, è importante per l'aspetto epigrafico, cioè attraverso gli epigrafi si riesce in qualche modo a definire anche poi la scrittura e quindi il modo di comunicare. Assolutamente, l'epigrafia è una, una disciplina molto difficile, assolutamente non è facile, eh, però ci racconta tante cose, esatto. perché l'uomo ha sempre voluto lasciare un racconto di sé, una scritta. appunto abbiamo visto nei nostri casi le nostre iscrizioni sono relativamente semplici perché sono esclusivamente il nome e il cognome, il patronimico, il eh, gentilizio per cui non ci raccontano storie particolarmente articolate, però possiamo capire ad esempio una ricorrenza di nomi. Abbiamo una serie di, di nomi, di, di genze, di famiglie, che poi ritroviamo eh, piuttosto diffuse in tutta la Valdichiana, come, come i Petru, che poi è un nome che ha delle assonanze anche con il mondo latino e con, altre, con altri nomi, però ha un'origine prettamente eh, etrusca, prettamente dell'area della Valdichiana, questo Petru. Bene, allora Massimo Pianigiani, davvero grazie per questo viaggio nella città sotterranea, grazie. Grazie eh, a voi. Noi andiamo a scoprire qualcosa che ha sempre attinenza con una scoperta che viene da sottoterra. Siamo sui lavatoi, i famosi lavatoi di chiusi che sono stati recuperati anche con un progetto che qualche mese fa è stato portato a termine e restituiti quindi alla cittadinanza. Però durante i lavori per la sistemazione dei lavatoi c'è stata una scoperta importantissima. Vedete che siamo sospesi proprio sopra eh, la scoperta e la scoperta è che sotto i lavatoi c'è la storia della città di chiusi. Ci sono... I reperti, ci sono le mura, che testimoniano eh, una parte importante della nascita della città di Chiusi. E ne parliamo, grazie di essere con noi, con Mattia Bischeri, archeologo, eh, come dire, il padre di questa scoperta, lo possiamo dire, seppure giovanissimo, però grazie. già può annoverare un colpo, mettiamola così, in modo un po' giornalistico, importante, perché... Veramente una cosa, a parte bellissimo stare qui sopra sembra di camminare sopra le acque, no? Ci allarghiamo troppo. Ma dico insomma, però, una bella scoperta. Davvero, complimenti. Beh, diciamo che insomma, non è, non è casuale. che la Chiusi, insomma, Chiusi ha una storia che risale nel tempo a più di 3.000 anni: cioè vive su se stessa nel corso di questo lunghissimo arco di tempo. E Il suo paesaggio è frutto dell'interazione tra l'uomo e la natura in questo arco cronologico lunghissimo. Eh, quindi, scendere nel sottosuolo di Chiusi, scavare sotto la città di Chiusi significa in pochi metri di terra eh, raccontare una storia che risale così indietro nel tempo. E qui fino a quando? Beh, allora, le tracce più antiche che abbiamo trovato risalgono in realtà al IX secolo a.C., cioè il momento di formazione dell'area urbana di Chiusi. Eh, per intendersi, siamo nell'età del ferro, il momento in cui le città, le città etrusche in Etruria nascono e diventano poi quello che saranno nel VII secolo delle, dei potentati delle città-stato eh, importanti, insomma. E qui, diciamo, questo tratto che possiamo anche immaginare come un tratto eh, di mura oppure di una strada oppure di edifici, siamo di fronte a reperti che testimoniano ancora una volta la vastità del conglomerato urbano e il fatto che, chiusi ai tempi degli Etruschi, era una metropoli. Esatto, era una delle più importanti città-stato dell'Etruria. Eh, le fonti storiche ce lo testimoniano, ma l'archeologia stessa, ovviamente. Quindi ehm, tra l'altro ecco, eh, è interessantissimo questo palinsesto archeologico perché appunto dal IX secolo a.C. noi possiamo raccontare attraverso l'archeologia, un po' come sfogliare le pagine di un libro eh, dall'ultima pagina alla, alla prima pagina. Andiamo dal IX secolo a.C. fino all'epoca alto medievale e vediamo una serie di, di murature che tra l'altro hanno lo stesso orientamento ma non sono coeve, non sono della stessa fase. Tra eh, un muro e l'altro corrono diversi secoli. Abbiamo eh, un muro di VII secolo a.C., di epoca orientalizzante, quindi la fase, eh, dei, eh, la fase in cui eh, nascono queste grandi aristocrazie, questi grandi principi eh, etruschi e abbiamo una fase più recente che risale al IV secolo a.C., quindi la fase diciamo ellenistica, la fase in cui cui eh, chiusi eh, diciamo, sviluppa una struttura urbana più definita e eh, molto più eh, nota anche dal, dall'archeologia. Ecco, ma la cosa bella è che qui siamo, ricordiamolo ancora, ai lavatoi. E avete trovato una cisterna, quindi acqua con acqua. Esatto, quindi eh, la cosa straordinaria è che qui c'è una continuità di uso di questo spazio legato all'acqua. La vocazione di Chiusi è una vocazione fondamentalmente idrica a partire dal lago di Chiusi, ma anche per la presenza di polle e di riserve d'acqua sotterranee e questa è stata un po' la sua fortuna. Ma questo spazio è stato usato interrottamente diciamo tra l'ottavo secolo e eh, nei secoli sempre eh, sfruttato per il eh, prelevamento delle acque sotterranee, abbiamo ad esempio anche dei pozzi eh, che costituiscono la rete idrica sotterranea della città di Chiusi, di cui Chiusi eh, avete visto prima probabilmente anche i cunicoli, quindi eh, il sottosuolo di Chiusi è interamente scavato eh, in questo banco di arenaria eh, con questi cunicoli eh, che eh, arrivano eh, in profondità e pescano delle riserve d'acqua sotterranee, che si depositano in questi strati di argilla e quindi creano delle riserve d'acqua naturali e quindi abbiamo la prova anche archeologica di queste testimonianze, di questi pozzi. Bene, concludiamo qui alle nostre spalle la cattedrale di San Secondiano, la tappa di chiusura l'abbiamo realizzata in due momenti come avete visto, ma c'era davvero tanto da vedere. Chiudiamo qui stasera, noi torniamo se volete lunedì prossimo con il nostro viaggio nella bellezza. Buona serata!